no, c'è un pugnale. Scusa, scusa. No, no, mamma, sì, scusate, devo... questa è una prova. Siamo già. No, scusa, io mi perdo queste cose qua. Cosa te ne frega se noi giriamo? No, 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 no. Nel senso che. Avrai il pugnale, quindi non è svenuta. Scusa. Scusa. Che cosa è successo? Respira. Sei viva. Dio. Che cosa hai fatto? Scusa, ti faccio entrare perché devo. Cioè, mi immagino che ci sia. Che ci sia per forza. Ok, io ti vengo. Scusami, scusa. Perché... No, no, hai ragione. No, sto pensando al coltello. Oh, giusto! Ucciso! No. Hai ucciso tutti e due. Perché? No. Perché, maledetta? No. No. Perché? No! Perché nel passo? Oh, Dio! Non sono stata io. Non sono stata io. Chi è stato? Non io. Non io. Ti ammazzo! Ti ammazzo! Stop! Altri per molto meno. Adesso non sappiamo come reagirà, come si calmerà, se... Dovremmo trovare la fioretta. Dobbiamo cercare la fioretta. Qualcuno la possiamo cercarla... l'avrà messa in tasca, non lo so. O sarà nascosta da qualche parte? Nel cassetto, magari. Cercate nel cassetto, sotto il telefono. Ma... avete trovato qualcosa, qualche prova, una non fioretta? Abbiamo. No. Non abbiamo cercato nulla. State indietro! Giorgio, state Giorgio, tutti indietro! Stai calmo. Ma cosa fai, Giorgio? Dietro l'ammasso! Stai calmo, Giorgio. Stai calmo. Non farlo. Stai zitto. Stai zitto. Tu volevi l'eredità quanto me, vero? Eh? Giorgio, ti prego di pensare che abbiamo già avuto una tragedia. Vuoi aggiungere sangue al sangue? Vero, Dolores. Ora io e te ce ne andiamo. Eh? Sono stato bravo, vero? Eh? La finta morte, il veleno, il ladro che è entrato alla finestra. Sì. E voi ci siete cascati. Lo riconosco. Ti prego, Giorgio, calmati. Allontanati dalla porta. Tieni lì. Bene, va bene, mi allontano. Ora io e Dolores ce ne andiamo. Vero, Dolores? E voi non farete nulla per venire a prenderci. Farò vedere di cosa sono capace. Azione! Allora, voi sentite arrivare i passi. Oi, signora. Signora. Cosa succede? Ma un vino da ridere, ma non devi ridere subito. Ragazzi, ma perché è troppo? Per dire? No, no, no. Intanto ti concediamo un po' più spazio perché ti blocchiamo quando sei già arrivata. Facciamo così, ok? Ah, bloccatela qua. È solo una convenzione, si sa che. Appunto. Vai, vai. Jessica. Basta. E tu convenzionalmente dai, ti fermi, vero? Ovviamente. Okay, perfetto. Ok. Azione. Signora. Cosa succede? Elias? Jessica. Scusa. Da ridere, scusa. Azione.
Giorgio. Giorgio ha avuto un malore. Un malore? Jessica, Giorgio. Cosa è successo a Giorgio? Giorgio. Dimmelo, cosa è successo a Giorgio? Giorgio è morto. Morto? Jessica, sì, è morto. Giorgio. Dov'è? Dov'è? Voglio vederlo. No, Jessica, voglio no. Vederlo. No, dov'è Jessica? No. Italia, sì. E ha un galpone, un cosa? Una stalla. Para poner el fieno. Ah. No, qui? Dico per te, sì, claro. Ma qua vicino? Sì, sì, a casa, sì. Io non mi fiderei. Neanch'io molto, per la verità. No, ci però può, no. Ci dai. Puoi dare un recapito telefonico, un nome, qualcosa? Sì, sì, il sì. Il paese, sì. Magnana. Sì. Domani. Noi avremo urgenza però bisogno. Per capire ah, oggi. Ah no, ora no. Vuoi fare una telefonata? No, però. Attenzione che è un ulteriore. No, però. Ci dà lo signore. Ecco, sì. Mettemi quinta. No. C'è un numero di telefono. Sì. Dov'è? Questo sotto. Sì, chiama. Quindi ha una stalla. Tu sai se ha anche un trattore un da poter mettere. Sì. Sembra un po' troppo sicuro. Ma che secondo me, viste le ultime. 1-8. Addirittura si vede lì. Perfetto. Sì? La seconda, e sono. Sì, buongiorno, sono. Mio amico? Sono Giorgio, sono. Un amico, no, di un amico di Dolores. Yes. E, mi diceva che voi avete una. Un galpone. Una stalla. Ecco sì, noi vendiamo un fieno, quindi volevamo capire se eravate interessati, certo sì. Però una tonnellata, qui la abbiamo. Sì, è poco, lo so. Scusa, che ore sono? E allora? Sono le 4. Me la dai precisa? Allora, sto sistemando il telefono. Le 4 e un minuto. Grazie. Prego. Di relazionarsi un po' di più, sì, che ognuno fa la cosa sua, infatti. E il carattere del personaggio, le vostre scelte, la vostra relazione non viene fuori dai vostri isolamenti. Cioè, il vostro isolamento può esserci in scena, ma diverso. Deve essere la conseguenza di una relazionalità, quindi devono creare la relazionalità. Okay. Sì? Sì. Buenas tardes. Sì. Signora, ciao. Allora? Bien. Tutto bene? Sì, grazie. Ci hai preparato qualcosa oggi? No, ancora no. Ancora no? No, ora. E in un rato vai alla cucina. Questo io non riesco mai. Cos'è che devi? Vado alla cucina a fare la torta. Ma pensavo fosse già pronta. No, signora. Eravamo qua ad aspettarla. Ad aspettarla. Sì, però il padre
il padre suo, sì. Mi ha chiesto di stare un po' con lui. Buonasera Dolores. Buonasera, le faccio i miei auguri di compleanno. Mi dispiace interrompere sì. questo momento per lei. Io sono costretto ad aggiornare i fratelli. Purtroppo non ci sono anche oggi delle novità, come vi ho sempre detto. Evitate di piangere in sua presenza, questo sì, sì, non c'è pericolo. Non sarà difficile. Ah, no, smettilo di fare un sarcastico, non c'è pericolo. Ci si mette anche lei. Sì, non so se potete anche lei. No, no. È una questione di famiglia. Dovete cercare di essere il più possibile distaccati tra di voi quando vi fate vedere in sua presenza. Determinati sarcasmi non li può apprezzare, dovete cercare di essere gioviali, come dire che non c'è stata poca delicatezza nei confronti di Dolores. Sì. Questo era un momento poco adatto a comunicare questa cosa, ma i tempi stringono. Come sai, l'investigatore ci ha qualcosa a dire. Tuo padre potrebbe morire da un momento all'altro. E parliamoci chiaramente. Voi sapete che Dolores erediterà tutto, quindi dobbiamo trovare il modo. Dobbiamo chi? Noi dobbiamo trovare. Noi chi? Noi, io, te ed Elias. Abbiamo pensato ad una cosa. Avete già pensato ad una cosa? Io sto cercando di aiutarvi. Siamo sulla stessa barca. Anche a te mi pare di capire che non piace la situazione. No, non mi piace. Bene, allora devi solo ascoltarci. Coraggio. Dolores erediterà l'intero patrimonio di vostro padre. C'è un testamento. Questo l'abbiamo capito. E quindi c'è una clausola. L'eredità può andare a Dolores, ma non può andare a suoi discendenti, diretti o indiretti. Questo comporta che in caso di morte di Dolores, purché si tratti di morte prima della morte di vostro padre, sì. in assenza di possibili legali eredi di Dolores, in caso di morte di Dolores l'eredità sarebbe vostra. 2 più 2. Cioè, fatemi capire. In poche parole, facciamo fuori Dolores. No, in poche parole, facciamo fuori Dolores e il nostro padre. Perché vostro padre? Se venisse a sapere prima, finché è ancora in vita, che Dolores è morta, secondo voi? E poi pensate sia semplice uccidere una persona, scusate. Non lo so, ditemi. Io non mi preoccuperei di vostro padre. Se non altro perché il coma farmacologico non sarà interrotto. Sì, come io ti vedo? Ti dico fai. Va bene. No, perché allora io... Il zoom sul posto dove? Per la miseria. Jessica, io dove passo? Perché lei inquina le prove, entra nella scena del verdismo. Esatto. È un po' questa la filosofia, okay. La gente non sa nulla del tecnico, ma della gente è quello che è abituato a gestire durante l'aria, riguardare il serio. Anche meglio che tu faccia. Sì, assolutamente così. Sì, ma così non sono miele, ci faccio sta su. Così. Ma su questo, con questi tre atti. Sta su, allunga il braccio. E mi appoggio su questo. Allora. Questo mi piace. Esatto. E invece con la destra, come
e vado a sentire la carotide. Quindi mi appoggio con la sinistra, esatto. Sento la carotide così. Grazie. Approfittiamone. Vada. Su, Olli. Disegni poi. Jessica. Oddio. Quanto a lungo rimango a sentire la carota? Basta. Basta? No, mi serve 10 secondi. Sì, anche appunto, infatti. E quindi dopo cosa, cosa dovrò fare come movimento? Punti la Dolores. Punto la Dolores direttamente. Sì, subito. Bastata, maledetta. Tu sei la sentita. Ok. Dubito che qualcuno abbia voluto fingere la morte del signor Cadavere. La posizione del cadavere... Cioè lei è stata appena su quel posto, cioè... Oh, mi hai fatto una piega. Tu potresti, allora lui è concitato perché c'è cioè, tutto. Io sono sta... contenta perché lo vedo. Cioè quando lo vedi tu sei anche un vaccino. Ah ok. Chiaro. Quindi va lì. Quindi. E tu invece. No, cazzo. Ovviamente. Cioè, non è per caso. Adesso non è morto. Non è morto. Ma non è morto. Ecco. Insomma, sembra che sia stato velenato. La testa sarà lì. È stato avvelenato o si tratta di un suicidio? Attenzione, ho chiamato l'ispettore. Non mi ha detto niente di particolare. Comunque. Adesso. Dimmi cosa mi ha detto, Antonio. Ma cosa mi ha detto? Esatto, l'ispettore all'italiana. Bingo. Insieme al conto, per cui metto anche la cera. Apriamo la busta. Thank you.
Thank you.